Buongiorno mondo. Oggi sembrerebbe un giorno perfetto. Niente sveglie, niente donna in casa che accende l'aspirapolvere alle 6 del mattino perché alle 7:30 deve essere in redazione a scrivere, che poi non si sa. Oggi è il Super Patonzo Day! A casa una birra e una ciabatta. Niente, il super udito pare non captare nulla. Che cosa accade? Ma no, ma perché? Qualcuno mi chiama! Ah, super udito! Pensaci tu! E allora? Sono modi, eh? È così che si fa? Dare tanti pensieri alla tua mammina. Su, vieni qua. Lo vedi? Mi fai morire. Dai. Questo è un lavoro per Super Patonzo. Un momento. Un pacchetto di patatine e una birra in saccoccia, che non si sa mai se faccio in tempo per il brunch. Sono uno di classe io. Che vitaccia. Salto! Volo! Plano! Atterro! Ole! Ah! E che? Che sono modi questi? Eh? Già io sono in pena per il mio ciccino! E lei, screanzato, mi si presenta alle spalle! Sono Super Patonzo! Sarò unica, solo, raro, l'erede di una razza ormai estinta! Sono il salvatore del mondo! Sono la luce dell'universo! Sono la pietra miliare della giustizia! Sono... E basta, Super Coso! Che me lo salva il mio ciccino bello, eh? Ma lei non è troppo vecchia per un bambino piccolo come figlioletto? Mi ricorda le veneri guerriere del pianeta Tetozoid. La cara regina Merilda mi volle prendere in sposo per aver salvato da un agguato feroce di alcuni mostri dell'antispazio le sue care pecorelle da latte e formaggio presso fuso a caloria fotonica. Fu una lotta al fulmicotone, mentre i mostri infuriavano con le lingue di fuoco e mi tenevano imprigionato in una morsa di calore. Ancora? Ma allora è vizio, eh? Mi scusi, signora, non vorrei sembrarle invadente e maleducato, ma questa è la mia rubrica, l'angolo del mio racconto settimanale. Agente! Voglio il mio agente! Ho firmato per essere in colonna separata io. Ora mi ritrovo questa truce turpe vecchia moribonda che non si regge in piedi nemmeno se le infili un tubo. Innocenti! Su, per il buco! Ma come ti permetti? Sarò vecchio io, ma non rincoglionito! Cosa hanno udito le mie orecchie? Una parola torpe! Un truce solidocchio! Di un essere inutile alla società! Ricciolo! Cosmica! Fuori, vecchia rimbambita! E che mai più accada un affronto simile a Super Patonzo! E chi sei tu? Me ne sarei mica ciccino! Alla faccia del bambino, sei un mostro degno della galassia erotica 69 punta... Non volevo... Ecco! La vuoi una patatina? Su, ciccino bello! No, dai! Lascia stare quelli! No! Beviti una birra! E su! Dai! Amore!
Sono tornato! Ti ho portato un gattino! Ah! Dove sono? Dove mi trovo? Ma non sono io! Allora! Non perdete la prossima esilarante confessione nel... Salotto.